Oggi è una giornata importante per Cerignola. Io vi invito ad ascoltare con attenzione quello che vi dirà e ci dirà Don Luigi. Ci affidiamo molto a voi, alle nuove generazioni, a quello che ciascuno di voi impara oggi nel vostro percorso di vita, soprattutto a scuola. La parte buona della nostra città è l'esempio che Cerignola è soprattutto alto. Cerignola è la città dell'accoglienza, Cerignola è la città della solidarietà, Cerignola è la città che combatte questi atti di criminalità che denigrano tutto quello che ciascuno di noi fa di più. Allora, buongiorno a tutti. Ma vi devo subito dire una cosa e vi prego di coglierla nel senso giusto. Oggi a Cerignola non è venuto Don Luigi Ciotti. Io sono venuto molto, molto volentieri. Sono felicissimo di incontrarvi, però vi devo anche dire che non sono venuto io. Io qui rappresento tante, tante persone, perché non è l'io che vince, ma è il noi. Io faccio parte di una realtà che è fatta da tante persone, piccole, grandi, che in tutta Italia e non solo in Italia hanno scelto di impegnare un po' della loro vita, oltre lo studio, il lavoro, i giochi, gli affetti, le cose belle, insomma, di spendere un po' della loro vita anche per dare una mano ad altri. Credono che il cambiamento che tutti sogniamo, che tutti desideriamo, che ci sia una società più giusta, più bella, più attenta ai bambini, più attenta agli anziani, più attenta ai bisogni del... Ecco, il cambiamento che tutti sogniamo e desideriamo ha bisogno di ciascuno di noi. C'è bisogno anche di te, Anna, di te, Leonardo, di tutti. Conoscere, perché la conoscenza è la via maestra del cambiamento. 54 morti in Puglia, vittime innocenti della violenza mafiosa che hanno perso la vita. Noi non abbiamo bisogno di persone, di cittadini a intermittenza, a secondo dei momenti, delle emozioni. Noi abbiamo bisogno, attenzione, di cittadini responsabili. Continuate, Cerignola e i paesi vicini, come tutta la nostra Italia, ha bisogno di ciascuno di noi.